Cari amici baschettari, benvenuti al primo video sul mio canale YouTube. Qui troverete delle rubriche molto interessanti che vanno dai giocatori alle squadre, ma non solo. Parleremo di films, di videogames, parleremo di scarpe, parleremo di libri e faremo molto altro ancora. Ma come avrei potuto non iniziare questa avventura senza partire dalla storia di questo sport meraviglioso che noi amiamo tanto, il basket? Prima di farlo però, lasciate che io realizzi un mio sogno che non è cassetto, che sarebbe quello di iniziare dicendovi sigla! Fortunatamente per noi, il basket è uno di quei pochi sport di cui si conosce bene la natalità, il luogo e il nome del suo inventore. Per capire bene come tutto questo abbia preso forma, partiamo proprio da quest'ultimo, James Naismith, conosciuto anche con il nome di The Doc. James nasce il 6 novembre del 1861 nel comune di Ramsey, in Canada. Purtroppo i suoi genitori morirono molto presto, quando lui era ancora molto piccolo, e insieme al fratello e alla sorella crebbe con la nonna materna in un primo momento e successivamente con lo zio Peter. Già da piccolo lui sviluppa un talento incredibile per tutti gli sport in generale. Purtroppo a quei tempi la vita era molto dura, quindi lui decise di abbandonare gli studi per poter lavorare e guadagnare qualche soldo facendo il boscaiolo. Probabilmente dopo qualche anno capì che forse la vita poteva offrirgli qualcosa di meglio. Allora tornò a studiare e si diplomò anche molto velocemente, pensate, in soli 2 anni, e con voti talmente alti che gli permisero di entrare alla McGill University di Montreal, sempre in Canada. Lì il nostro Jim si laurea prima in filosofia, l'anno successivo invece in educazione fisica. Dopo una serie di situazioni decise di trasferirsi negli Stati Uniti d'America, dove gli fu offerto un lavoro come insegnante di educazione fisica presso la YMCA University di Springfield, in Massachusetts. Dovete sapere che da quelle parti gli inverni sono davvero molto rigidi, dunque gli studenti si ritrovano ad avere bloccate tutte quelle attività sportive che si praticano in quella parte dell'anno. Che cosa successe? Il responsabile del corso di educazione fisica incaricò il nostro The Doc di creare un'attività atletica alternativa che si potesse praticare in quella parte dell'anno. Però doveva avere 3 caratteristiche fondamentali. La prima, doveva essere praticata al chiuso. La seconda, non doveva avere particolare contatto fisico. La terza, e soprattutto la più importante, non dovesse costare molto alle casse della scuola. Ed è proprio lì che avvenne il miracolo. Ebbene sì, cari amici miei, il nostro sport nasce proprio dall'esigenza di doverlo creare. Dopo qualche settimana e qualche appunto accartocciato, James si ricorda di un gioco che faceva quando era piccolo, in Canada. Questo gioco si chiama Duck on a Rock e consiste nel posizionare una pietra, il duck, sopra un grande masso, mettersi a una determinata distanza e con l'ausilio di un altro sasso tentare di colpire per primo il duck e farlo cadere. A questo punto il tiratore deve recuperare il proprio sasso senza che il goalkeeper riesca a catturarlo. E a questo punto pensò, perché non sostituire il sasso con una palla e il duck con un cesto? Ta-da! E fu così che elaborò i primi 5 fondamentali del nuovo gioco. Il primo. Il gioco si pratica con una palla rotonda e può essere toccata solo ed esclusivamente con le mani. Secondo, non è permesso camminare con la palla fra le mani. Terzo, i giocatori possono posizionarsi in qualsiasi posizione preferiscano. Quarto, non è consentito alcun tipo di contatto fisico. Quinto, il gol è posizionato orizzontalmente e in alto. Finalmente siamo arrivati al 1891, dove furono pubblicate le prime 13 regole della pallacanestro, all'interno del giornale universitario, in un articolo che fu intitolato A New Game.
Pensate che la prima forma rudimentale del canestro era fatta da una cesta di legno con nell'estremità inferiore un foro in modo tale che potesse passare il bastone della scopa per tirare fuori la palla una volta entrata dentro. La storia e la gloria di questo sport l'hanno fatta poi i grandissimi allenatori e i giocatori di talento. Soprattutto quando la BAA e la National Basketball League si fusero dando vita all'NBA. Ma questa è un'altra storia e la racconteremo in un altro vlog. Per il momento, se qualcuno dovesse chiedervi perché vi piace la pallacanestro, quello che dovete rispondergli è che il basket è un'altra cosa. Ciao!